Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Massimo. Ciao Veronica. Benissimo, Spero che tu stia bene. benissimo, Perfetto, grazie. perfetto. Siamo qui nell'ultima diretta dell'anno, quindi una diretta importante, speciale, in cui oltre a trattare un tema veramente molto interessante, ci faremo anche gli auguri di Natale con tutte le persone che ci stanno seguendo. Quindi molto bene. Allora, intanto che aspettiamo che si collegano tutti, ricordiamo un po' l'appuntamento, Esperienze Strategiche, il nostro format che va in onda sulla pagina del Centro di Terapia Strategica 2 volte al mese, sempre con temi nuovi e differenti che proprio riguardano l'approccio strategico, sia in termini clinici, sia riguardanti la realtà aziendale. Intanto si incominciano a connettere le persone. Buonasera Enrica. Stavamo dicendo ultima diretta dell'anno e ci facciamo anche gli auguri questa sera, gli auguri di buon Natale, di buone feste. Allora, io sono qui con Massimo Bartoletti, quindi Massimo, le persone sicuramente ti conosceranno perché hai scritto diversi libri, perché ti avranno ascoltato anche sulla pagina Facebook del Centro di Terapia Strategica, ma ho il piacere di presentarti anch'io questa sera. Massimo è uno psicologo, psicoterapeuta, è docente della scuola di specializzazione in psicoterapia breve strategica, sei autore massimo di diversi testi, e ne citiamo uno, che è Psicoterapia breve a lungo termine, che hai scritto con il professor Giorgio Nardone, con Andrea Vallarino e con Elisa Baldi. Molto bene. Allora, ci hai proposto una diretta, un tema molto interessante, direi anche molto suggestivo. La libertà dei limiti, l'importanza delle regole per bambini sereni e adulti responsabili. Quindi andiamo proprio a prendere, no, tutta la fascia di età. Senti, ci puoi introdurre il tema di questa sera? Come mai hai scelto di intitolarlo proprio La libertà dei limiti? Allora, è un titolo che mi è sempre piaciuto, tra le altre cose, è anche il titolo di un capitoletto di uno dei primi libri che ho scritto, il primo libro che ho scritto, che è Cambiare per crescerli. E da cosa deriva? Deriva dal fatto di considerare proprio quella che è l'importanza di stabilire delle regole, dei limiti ben precisi in tutto il ciclo di vita. Tu hai parlato appunto per bambini sereni e adulti responsabili perché proprio, diciamo, l'importanza di individuare degli spazi ben definiti e di una libertà che viene a costituirsi nel superamento di questi limiti a tutte le età è ciò che permette di favorire un accompagnamento al percorso di crescita sia per bambini piccoli, sia nella fase adolescenziale, sia appunto per costruire una capacità di essere poi da adulti, degli adulti responsabili. Il titolo lo devo a un testo di Remo Bodei, noi non parleremo di filosofia. Remo Bodei è un famoso filosofo italiano che ha scritto un libro che potrebbe essere anche interessante da leggere anche durante le feste natalizie, che è Limite. Del 2016, Remo Bodei ci ha lasciati qualche anno fa, ma ha lasciato diverse perle, tra cui questa. Bene, grazie mille. Intanto, guarda, io ne approfitto per salutare le persone che si stanno connettendo: Mirella, Stefano, Vittoria, Daniela, Maria, Cristiano. Faccio un po' siamo il benvenuto di casa, ecco, di questa sera. Molto, molto bene. E senti, allora, hai parlato di spazio psicologico. Cosa si intende per spazio psicologico libero di movimento, di libero movimento, pardon? Allora, lo spazio psicologico di libero movimento lo possiamo definire un po' come quello spazio fisico e mentale all'interno del quale l'individuo si sente libero di agire in assenza di barriere sia di ordine fisico che di ordine psicologico. È un concetto ripreso da Carl Levin che sostanzialmente lo declinava anche lui per quanto riguarda un po' tutto il percorso di vita dell'individuo, ma in particolare per quanto riguarda i bambini.
Allora, se noi prendiamo bambini, notiamo quanto sia importante individuare uno spazio psicologico di libero movimento, ossia uno spazio all'interno del quale il bambino si sente libero di muoversi, di agire. E libero che significa? Sa con una certa precisione quali sono gli spazi all'interno dei quali è in sicurezza. Immaginiamo un asilo nido. Un asilo nido ha tutta una serie di aree che sono ben definite, ben organizzate, in cui il bambino, un pochino più grandicello, diciamo quando inizia a camminare, ha la possibilità di muoversi e avere, che ne so, l'angolo del travestimento piuttosto che l'angolo morbido dove può buttarsi a terra, fare capriole, muoversi liberamente. Tutti i mobili sono senza spigoli, cioè sono fatti in modo da far sì che il bambino, anche se viaggia in autonomia e dovesse cadere, ha molti meno rischi di farsi del male. Infatti, lo spazio psicologico del libero movimento è quello spazio in cui, grazie a questa libertà, il bambino sperimenta, riesce a sperimentare, a interagire con quelli che sono gli oggetti, con quelle che sono le cose, con le persone, andando a individuare il come poter utilizzare degli strumenti, anche in questo caso liberamente, perché sono degli strumenti sicuri a seconda delle fasce d'età, questi strumenti anche per usi che non sono quelli di prima intuizione, ma con l'andare del tempo poterli utilizzare anche in maniera diversa da quello che è il suo uso primario. Questo spazio psicologico ha tutta una serie di caratteristiche, una delle quali è la chiara conoscenza dell'esistenza di certe difficoltà e di certi limiti alla sua azione. Perché è molto importante che ci sia questa limitazione? Non tanto per far sì che il bambino, diciamo, non possa sperimentare tutto ciò che vuole sperimentare, ma per far sì, per esempio, se rimaniamo nella fascia del nido, oppure andiamo a cavallo anche con quella che è la scuola dell'infanzia, diciamo così da 2 anni in su, poter anche andare oltre a questi limiti per sperimentare la sua autonomia. E quindi vedremo che il bambino cerca di superare quelle che possono essere le limitazioni che vengono date, osservando poi quella che è la reazione dell'adulto e cercando nell'andare oltre di appunto misurare quelle che sono le sue competenze e quelle che sono le sue possibilità. Nella fascia dai 2 ai 4, 5 anni, che viene chiamato anche periodo negativista, perché la prima risposta è no, diciamo da parte del bambino poi si starà a vedere, nel senso se gli viene proposto di mangiare un gelato, magari dice no, poi lo mangia perché gli fa piacere mangiarlo, ma potremmo fare molti esempi. È proprio la fase in cui l'obiettivo che deve raggiungere è quello di rendersi autonomo da quella che è stata la figura di riferimento principale, che nei primi 2 anni di vita sicuramente è la madre, o comunque un caregiver, così viene definito, che è stato molto presente nella sua crescita fino a quel momento. Generalmente la madre, soprattutto se c'è l'allattamento al seno, è la figura dalla quale ha la necessità di cominciare a differenziarsi. In questo, l'avere la possibilità anche di un contesto libero nel quale potersi muovere e arrivare al limite e superarlo gli permette di appunto sperimentare e sperimentarsi in una modalità diversa. In questa fase diventa molto importante, per esempio, la figura del padre, non solo, anche la figura di educatori del nido o di maestre della scuola per l'infanzia. Scusate la tosse, ma fino a marzo sarà così, della Lo scuola dell'infanzia. dicevamo prima, parlando della scuola dell'infanzia, di tutto, insomma, si sa che E è il momento clou. quindi queste figure, assieme al padre, assieme ai nonni, diventeranno delle figure centrali per aiutarlo in queste sperimentazioni. Infatti, lo spazio psicologico di libero movimento è anche quello spazio all'interno del quale il bambino,
l'individuo sente che può fare delle cose anche grazie all'aiuto dell'adulto o di figure che possono essere anche dei pari o bambini un pochino più grandi, magari che hanno competenze maggiori e che lo guidano nella sperimentazione di alcuni tipi di esperienze. Ok, e senti, ci hai raccontato un pochino che cosa avviene nei primi anni, però poi sappiamo, no, che c'è sempre un momento in cui, soprattutto hai parlato della libertà dei limiti, no? È un pochino difficile da considerare in adolescenza, cioè, è arrivati all'adolescenza, cosa ci dici, no, rispetto a questo? Beh, chiaramente l'aver avuto un percorso di crescita in cui le figure genitoriali sono state figure che hanno accompagnato il bambino facendogli sperimentare tutta una serie di libertà e anche di acquisizione di autostima sostanzialmente, cioè il cominciare a percepire e a percepirsi come persona capace di fare delle cose in prima persona, porta poi nell'adolescenza a far sì che il ragazzo o la ragazza si trovi a dover sperimentare ovviamente esperienze di natura diversa, ma che hanno una caratteristica simile a quelle che avevano dai 2 ai 4, 5 anni a cui accennavamo in precedenza, ossia un nuovo processo di autonomia, chiaramente fatto su basi diverse, su delle esperienze da ragazzi più grandi, con delle componenti di maggiore autonomia anche fisica, quindi un distanziamento da quelle che sono le figure adulte, perché chiaramente con le acquisite competenze sia di crescita fisica, sia di crescita ormonale, sia di crescita sul piano psicologico. E sul piano psicologico, intorno agli 11-12 anni, si ha un passaggio fondamentale, un passaggio epocale per il ragazzo e la ragazza. Perché? Perché si acquisisce quel pensiero astratto, il pensiero che ha come primato il primato del possibile, il riuscire a ragionare con il doppio sé, se, allora, che è sostanzialmente lo stesso pensiero a livello logico dell'adulto. Qual è l'enorme differenza? L'enorme differenza è che chiaramente il preadolescente, adolescente, perché siamo intorno agli 11 anni e mezzo, 12 anni, e chiaramente andando avanti poi con la crescita, ha la capacità di ragionare a livello logico, come dicevamo, come l'adulto, però non ha l'esperienza dell'adulto, no? Faccio un esempio banale per intendersi. Un ragazzino di questa età può, dal punto di vista logico, prendere delle posizioni molto nette che non è così semplice disconfermare sul piano della logica, ma che confrontate con quella che può essere l'esperienza di vita, chiaramente si riescono a vedere dei limiti di realizzazione. Tipo, posso sostenere che se tutti lasciassimo una parte di quello che buttiamo via o non mangiamo del nostro cibo e lo dessimo a chi non ha niente da mangiare, potremmo togliere la fame nel mondo. Che da un punto di vista logico può anche tornare. Da un punto di vista operativo, però, non è così semplice per la conservazione, per il trasporto di questi cibi, per la distribuzione, eccetera. E quindi non è automaticamente diretto il passaggio da quello che può essere il ragionamento logico all'attuazione pratica. Un preadolescente può insistere in maniera molto forte su un principio di questo tipo che appunto dal punto di vista logico può tornare, ma che sulla base della pratica dell'adulto e dell'esperienza dell'adulto sa che è di difficile realizzazione. E non si accontenta di sentirsi dire te lo dico io perché lo saprò, sono più grande, ho più esperienza, perché chiaramente è un po' come quando ci dicono nel mondo del lavoro, no? Cerchiamo persone con esperienza, ma se non ce la fate fare, sarà difficile poter accedere al mondo del lavoro se volete persone che hanno un'esperienza lavorativa. L'adolescente e il preadolescente si trovano in una situazione simile, no? Lo saprò, te lo dico io, che per esperienza non si può fare, ma chiaramente questo viene poco accettato. E quindi anche il livello di comunicazione del genitore dovrà cambiare per riuscire a mantenere un rapporto
costruttivo con il figlio. Questi cambiamenti che avvengono portano l'adolescente ad avere una sorta di marginalità psicologica volontaria, che significa tende ad isolarsi. Se chiedete a genitori di figli preadolescenti e adolescenti, vi diranno: ma si chiudono molto, per molto tempo in camera, un po' fanno compiti, un po' non lo so, passano le giornate lì, collegandosi con gli amici. Ci sono molti silenzi, è un periodo in cui tendono a parlare poco, per monosillabi, rispondono a domande o talvolta non rispondono neppure. E poi c'è un fenomeno particolare che si chiama esplorazione e rientro, che vuol dire che tendono ad allontanarsi e tendono a riavvicinarsi al genitore. L'esempio più tipico è quello di nuovo, il preadolescente o anche l'adolescente che magari vuole andare fuori fino a tardi, vuole andare in discoteca, vuole andare al mare da solo, avere tutta una serie di autonomie, poi magari la sera guarda la televisione sul divano con il genitore e gli chiede di farsi fare un grattino, no? Sulla schiena. E uno dice: ma come, mi contesta, vuole tutta l'autonomia e la libertà, e poi ci sono queste vicinanze. Ma questo è tipico dell'adolescente, per quale motivo? Perché vuole l'autonomia, ma vuole anche la sicurezza che le persone sue di riferimento affettivamente gli rimangano vicine. E quindi ci sono questi atteggiamenti che sembrano molto discordanti, molto distanti. Proprio perché l'adolescente si trova in una marginalità categoriale, non è più un bambino, non è più un fanciullo, non è un adulto, quindi si trova in questa terra di mezzo in cui a volte torna un pochino più indietro con atteggiamenti tipici più del bambino, a volte fa uno slancio in avanti come per gli adulti. Potreste dire: ma cosa c'entra questo con le regole e col porre dei limiti? C'entra molto perché quello che è stato visto nelle ricerche, per esempio, sui modelli di famiglia. Il libro Modelli di famiglia, vengono riportati tutta una serie di modelli, sono sei modelli prevalenti. E che cosa è stato visto? È stato visto che il 70% delle famiglie appartengono a due modelli di famiglia, l'iperprotettivo e il democratico permissivo. Ora, che cosa abbiamo in tipico di questi due modelli? Nelle famiglie iperprotettive abbiamo delle regole. No? Ci sono dei limiti, però i limiti imposti sono i limiti imposti per paura da parte degli adulti. Paura che i figli non siano in grado di affrontare le situazioni che la vita gli propone e che hanno bisogno del loro aiuto e quindi hanno una sorta di pronto soccorso, cioè considerano figli fragili e questa purtroppo spesso diventa una profezia che si autodetermina. L'altro modello prevalente che va a costituire quel 70% che dicevamo è quello democratico permissivo, in cui in questo caso invece non ci sono neppure quelle regole che servirebbero perché, diciamo, c'è un'assenza di gerarchia all'interno delle famiglie. Magari vorrebbero anche mettere delle regole, ma dovendole concertare con i figli, chiaramente ai figli basta, essendo stati portati in Parlamento dai genitori, basta mettere il diritto di veto e quindi quella regola salta, basta che alzino un po' la voce e per il quieto vivere tutto viene azzerato. E questo chiaramente porta da una parte ad avere delle regole troppo rigide che poi verranno a costituire un'assenza di esperienze per il preadolescente e adolescente che non gli permettono di strutturare quella autostima basata sull'esperienza. Ci sono due tipi di autostima, una cognitiva e una basata sull'esperienza, no? Sei bello, bravo, il più importante al mondo e quindi vali. Ok, il figlio ci può anche credere, ma quando poi si confronterà direttamente con la realtà può non avere lo stesso feedback. Anzi, quasi mai ha lo stesso feedback che si può essere costruito su un'autostima cognitiva, oppure un'autostima esperienziale, cioè che si basa su sperimento una cosa, mi riesce, mi convinco di essere capace. Sperimento una cosa, non mi riesce, ci riprovo, mi riesce, mi convinco di essere capace. Magari anche con l'aiuto dell'adulto, ma un aiuto che non è sostitutivo, un aiuto che è un accompagnamento nel momento eventuale della difficoltà che permette di avere quella piccola componente che fa sì che il ragazzo poi riesca, o la ragazza riesca ad affrontare la difficoltà che si trova di fronte nella vita.
Considerate che negli stessi anni in cui è uscito il libro che è del 2001, Modelli di famiglia, Jerome Kagan, che è uno dei più illustri studiosi delle dinamiche evolutive, o perlomeno era perché è deceduto qualche anno fa, attraverso una ricerca longitudinale durata circa 10 anni, ha osservato che nelle famiglie connotate da stili educativi ansiogeni o iperprotettivi, si aveva un'insorgenza di disturbi fobici negli adolescenti 7 volte di più che negli altri tipi di famiglie. 7 volte di più, è una quantità enorme, enorme, proprio per questo deficit di esperienza diretta. Considerate che negli ultimi 15-20 anni va molto di moda l'idea di essere amici dei figli, no? Il problema è che l'essere amici dei figli è stato scambiato con l'avere un dialogo con i figli. Allora, l'avere un dialogo con i figli è indispensabile, è sacrosanto, è fondamentale a tutte le età, a maggior ragione in un'età in cui c'è un rapporto più confrontativo, come può essere dalla preadolescenza, l'adolescenza, giovani adulti. Ma questo non vuol dire essere amici, cioè mantenere un livello gerarchico all'interno della famiglia con delle regole e degli aspetti che non possono essere travalicati è fondamentale. Questo non preclude un dialogo, anzi, favorisce il dialogo, perché il dialogo non è siamo uguali perché ci vestiamo uguali, perché facciamo le stesse battute, le stesse esperienze, ma è basato sul fatto che viene riconosciuta un'autorevolezza al genitore che può fare da guida nel momento di necessità. Cosa che se siamo in un contesto di tipo, per esempio, democratico, permissivo, che poi il democratico passa rapidamente e rimane solo permissivo, all'inizio si crea entusiasmo perché è tutto un sì, ma poi non si diventa quelle figure senza macchie e senza paura che possono essere di riferimento nei momenti di difficoltà. E allora i ragazzi cosa fanno? Cercano dei limiti, quelle esperienze che gli permettono di misurarsi con i limiti al di fuori. Il problema è che al di fuori questi limiti vengono riconosciuti in contesti in cui l'adesione non è per competenze, per capacità, ma è per trasgressività. Quindi il trasgredire è importante per l'adolescente. Trasgredire etimologicamente significa andare oltre. Ma se io ho delle regole, ho dei paletti, mettiamo una scala da 0 a 10 a 7, trasgredirò, andrò a 8, andrò a 9, andrò a 10. Ma se io invece non li ho questi paletti, vado a 11, 12, 13 e cerco al di fuori quei limiti, quelle esperienze che mi permettono di trasgredire, di andare oltre il limite per misurare quello che sono, quella che è la mia competenza. Diana Baumrind, che è una psicosociologa americana, lei ha individuato quelli che sono i due elementi essenziali di ogni stile parentale, che sono l'accettazione e il controllo. E lei definiva che le famiglie autorevoli sono quelle che hanno un alto livello di accettazione, e quindi accettazione del figlio per quello che è, valorizzandone le competenze, e un altrettanto alto livello di controllo, che significa non tanto il controllo sul figlio, ma un'individuazione di quelli che sono i ritmi di vita, per il figlio. Anche durante l'adolescenza, ovviamente, proprio per far sì che ci sia un accompagnamento da parte del genitore. Poche regole chiare, paletti ben definiti a quali l'adolescente tenderà a trasgredire, ma che permetterà al figlio di sperimentarsi in quelle che sono delle esperienze di vita fondamentali per acquisire appunto quella che dicevamo in precedenza. Un'autostima significativa e che gli permetterà di costruire, diciamo, una percezione di sé fondamentale per diventare poi un giovane adulto ed un adulto responsabile. Se noi vogliamo identificare quello che possiamo definire come adulto responsabile, è sostanzialmente colui o colei che ha una chiara percezione di sé, dei suoi limiti, delle sue risorse. Questo lo si impara solo se ci si misura con questi limiti e quindi si individua quelle che sono le proprie risorse. Chi ha avuto la possibilità appunto di costruire la propria autostima affrontando in prima persona
quelle che sono le sfide, le difficoltà che si presentano lungo il percorso di crescita, chiaramente graduate in base alle tappe di sviluppo, che diventa in grado di progettare, di progettarsi sia in un percorso individuale sia in un percorso di coppia. Quante difficoltà ci sono ora nei rapporti sentimentali di vario tipo, mantenendo, riuscendo a mantenere la rotta tutto il tempo necessario al fine di perseguire quelli che sono gli obiettivi di cambiamento che uno si prefigge. Oggigiorno uno degli aspetti che vediamo negli adolescenti e nei giovani adulti più critici, avendo molte più risorse di quelle che magari avevamo noi, da tanti punti di vista, hanno avuto più stimoli, hanno avuto più opportunità di sperimentarsi in diversi ambiti della vita. Ma la cosa che manca di più, l'incapacità più frequente, è quella di mantenere la rotta, cioè di mantenere la costanza a lungo affinché quello che è un progetto, un'idea, un'attività che può permettere di raggiungere gli obiettivi, abbia modo di permettergli di raggiungerli. Mollano prima, e più delle volte mollano prima, non dandosi il tempo di sperimentare quello che sarebbe. Non riescono a tenere la rotta il tempo necessario. E questo viene da lontano proprio nella capacità, fin da piccolissimi, di riuscire a procrastinare. Cioè far sì che il bambino sperimenti per esempio la noia e riesca a procrastinare il soddisfacimento di un bisogno nell'immediatezza, sembra una banalità, ma è chiaramente accompagnato da tante altre esperienze successive, il primo mattoncino, il primo tassello che permette poi, quando diventi più grande, di riuscire a dirsi: ok, devo darmi il tempo necessario per. E questo favorisce uno degli elementi alla base. Non è l'unico ovviamente, ma è uno degli elementi alla base nel diventare degli adulti responsabili. Sì. Infatti mi viene in mente, no, il tutto subito che invece molto spesso vediamo, quindi l'incapacità di dare uno spazio, un tempo. Bene, intanto ti incomincio a riportare i complimenti delle persone che ci stanno scrivendo. Sara, ti faccio subito questa domanda perché ne hai appena parlato. Ci chiede se puoi ripetere il nome della psicologa e il titolo del libro di cui hai parlato. No, non ho parlato di un libro, ho parlato di più persone. Non so a quale si riferiva, se forse si riferiva a modelli di famiglia. Eh Il sì, ma titolo è, voglio ok, il titolo è proprio Modelli di famiglia. Gli autori sono Nardone, Rocchi, Giannotti. L'editrice, la casa editrice Ponte alle Grazie, è un libro del 2001. Lo trova nella nostra collana di Ponte alle Grazie, di cui è direttore il professor Nardone. Grazie mille. Allora, vedi, ti ho anticipato perché sui libri, no? Nel senso che Sara ha già fatto la domanda sul libro e sai, no, che noi abbiamo sempre la nostra domanda di rito. Intanto incomincio a vedere le domande, vi chiedo di scriverle così che poi possiamo porle tutte a Massimo. Ci puoi consigliare un paio di libri che secondo te dovremmo leggere? Beh, visto che si avvicinano anche le vacanze natalizie, magari è anche l'occasione, no, per avere un pochino più di tempo da dedicare alla lettura. Allora, un libro che vi consiglio, che diciamo in parte ha a che fare anche con il tema di stasera, visto che abbiamo accennato agli effetti di alcuni stimoli genitoriali che portano a un incremento, a un'insorgenza di disturbi fobici ossessivi, è l'ultimo libro del professor Nardone, Il libro delle fobie e la loro cura, edito da Ponte alle Grazie. È fresco fresco perché è uscito i primi di novembre, quindi vi consiglio la lettura perché d'altronde il professore ci delizia sempre con delle cose nuove, anche in temi che sono ormai molto dibattuti, ma anche in quest'ultimo libro ci sono proprio delle chicche che vale molto la pena leggere. Un altro libro invece che sto rileggendo, non so se è la sesta, settima, ottava volta che lo sto leggendo, ma ogni tanto mi capita sotto mano e lo rileggo sempre volentieri. È un libro di Václav Wikland e Fish e si intitola Change, Cambiamento. Quindi ve lo consiglio perché è un libro, nonostante sia
del, se non ricordo male, degli anni del 74, la casa editrice L'Astrolabio. Ci si trovano dentro delle indicazioni su quello che è il cambiamento che sono talmente trasversali, talmente incisive che non si può non averlo letto. E anzi, dopo averlo letto, viene voglia di rileggerlo e tutte le volte che lo leggi dici: ma no, questo non l'avevo notato, ci trovi sempre qualcosa di nuovo, no? Quindi ve lo consiglio vivamente, lo sto rileggendo, vi ripeto, per l'ennesima volta e è sempre una lettura estremamente piacevole. Sì, leggere e rileggere, è vero, ci si scopre sempre qualcosa di nuovo. Dice, ah, questo non mi era così chiaro, non l'avevo colto, è illuminante. Sì, sono d'accordo con te assolutamente. Due libri da non perdere, da leggere e rileggere. Allora, Massimo, sono arrivate un pochino di domande per te. Perdonami, solo per chiudere, Sara ci dice, uno della psicologa che parlava di accettazione di controllo, ecco, a quello si riferiva. Diana Baumrind è Perfetto. una psicologa sociale nordamericana. Se vuole le faccio lo spelling, perché sai, la pronuncia poi non è detto che sia proprio così. Diana, Baumrind, se lo vuole andare a ricercare. Grazie, perfetto, Prego. grazie mille. Allora, ci sono un po' di domande sui modelli di famiglia, ci chiede Mirella. Nel modello di famiglia sacrificante, all'adolescente sono posti dei limiti? Il ricatto emotivo sottostante permette al giovane di sperimentare? Che tipo di limiti può percepire il ragazzo? Quindi più di una domanda. Sì, ma diciamo sono molto mirate, quindi mi fa molto piacere, vuol dire che diciamo o è una collega o si è letta molto bene il libro Modelli di famiglia. Sì. Allora, nel modello sacrificante abbiamo, infatti non l'ho citato tra quelli che vanno a costituire il 70% dei modelli prevalenti, perché non è tra quelli prevalenti, però è abbastanza frequente e si hanno effettivamente dei limiti. Non solo i limiti che possono porre i genitori, perché anche in un modello sacrificante i genitori non è che fanno mancare le cose ai figli, tutt'altro. Magari si sacrificano loro, ma cercano di dare ai figli tutte le cose più moderne, il cellulare l'ultimo modello, oppure diciamo i vestiti alla moda. Ci sono diversi tipi di famiglie sacrificanti. Ci sono anche genitori sacrificanti che si sacrificano per i figli per farli essere dal loro punto di vista al pari degli altri, cioè avere tutte le opportunità. Spesso i limiti che si vengono a costituire nelle famiglie sacrificanti sono dei limiti che si autoimpone anche il figlio o la figlia, nel senso che vivendo in un contesto sacrificante in cui per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario fare fatica, è necessario impegnarsi più degli altri, è necessario avere uno stile di vita improntato all'impegno. Il limite magari se lo autoimpone l'adolescente, no? Possiamo avere quell'adolescente che sposa il modello della famiglia e si autoimpone tutta una serie di limitazioni. Non faccio questo, risparmio in questa direzione, non esco perché devo studiare e se riesce a raggiungere i propri obiettivi sulla base dei sacrifici che ha messo in atto e quindi diciamo acquisire quella competenza, quei ruoli che si è prefisso, magari le cose possono andare anche bene. Il problema è che quando non ci riesce, perché dietro l'angolo ci sono tutta una serie di problematiche di tipo o depressivo o di altra natura, proprio dettate dal non aver raggiunto la propria meta. Quindi ci possono essere rabbie, ci possono essere situazioni autosvalutanti. Oppure possiamo avere genitori sacrificanti con figli un po' meno sacrificanti, che vanno magari ad approfittare del sacrificio dei genitori. Quindi lì bisogna vedere quello che poi è la virata che prende il percorso adolescenziale. Quindi se siamo in un'adesione al sacrificio, non è neanche necessario porre dei limiti, perché se li autoimpongono, e se li autoimpongono anche molto restrittivi. Quindi se poi in ragione di questi riescono ad avere un successo
può essere una via di uscita. Se non riescono ad avere questo successo, si ingenerano tutta una serie di difficoltà piuttosto importanti nel giovane adulto. Oppure possiamo avere delle situazioni in cui il sacrificio non porta a mettere dei limiti. E il figlio, diciamo, sceglie una linea completamente diversa, esigendo dai genitori tutta una serie di cose che portano i genitori a sacrificarsi ancora di più per accondiscendere alle richieste del figlio. Pur di farlo felice, ci priviamo delle vacanze, ci priviamo di una cosa che potrebbe essere piacevole per noi, per permettergli di essere come gli altri o meglio degli altri. Grazie, grazie Prego. Massimo. Allora, Noemi invece ci chiede se puoi parlarci di come cambia il ruolo della mamma verso il figlio e quello del papà verso il figlio durante l'adolescenza. Chiede, è fisiologico che un figlio maschio sia in perenne conflitto con la mamma e adori il papà o devo considerare altre cause? Allora, beh, le evoluzioni possono essere diverse. Tendenzialmente, durante l'adolescenza, il figlio maschio, ha un rapporto affettivo forte con la madre, ma se la madre si pone in una modalità, per timori, per esempio, un pochino più limitante, chiaramente la contesta perché ricerca quella sua autonomia, quella ricerca appunto del limite per sperimentarsi e sperimentare le proprie capacità, le proprie competenze su tutti i piani. Generalmente i padri, però anche qui bisognerebbe vedere situazione per situazione, se lo prendiamo, diciamo, a ampio spettro, generalmente i padri sono quelli che fin da piccoli consentono ai figli di sperimentare di più e quindi chiaramente vengono percepiti come i compagni di avventura maggiori, no? E magari sbagliando vengono percepiti come quelli che tra i due genitori gli consentirebbero o gli consentono di fare più esperienze. Torno tardi, magari il papà dice dai, ma ora comincia a essere grande, concediamoglielo. E magari la madre è su questo meno accondiscendente e quindi la percezione che può esserci da parte del figlio è che uno mi permette di, l'altro è un po' più, diciamo, limitante, più chioccia in questo senso. Però questo si può avere in alcuni tipi di famiglie, in altri tipi di famiglie ci può essere un'esperienza completamente diversa, in cui il rapporto madre, figlio, maschio è un rapporto più affettivo, il rapporto madre figlia è più competitivo perché sapendo quello che da donna a donna la donna può dare, si aspetta di più dalla figlia che non dal figlio. E quindi il rischio è che ci sia un atteggiamento più protettivo, talvolta iperprotettivo nei confronti del figlio maschio e più confrontativo con la figlia femmina con cui magari si trova la madre a battagliare di più, invece il padre ad essere magari più limitante, però a sentire quella vicinanza maggiore che gli viene riconosciuta poi dalla figlia. Quindi dipende da situazione a situazione, ma laddove si ha un rapporto più, come si può dire, di maggior libertà percepita nei confronti del padre che permette di fare delle esperienze quasi come se ripensasse alla propria adolescenza e a quello che ha fatto che avrebbe voluto fare, immedesimandosi nel figlio maschio, gli lasciasse più campo libero, più agio da quel punto di vista. Mentre la madre, sentendo che il figlio comincia a distaccarsi, a differenza di com'era nelle età precedenti, in cui c'era quel rapporto molto più affettivo di vicinanza, sentendo questo distacco, tende magari a tirare un po' di più il freno e il figlio la contesta di più. Quindi questo ci fa capire quanto è importante avere un fronte compatto da parte dei genitori. Perché vale a tutte le età, dalla fase negativista che dicevamo partiva dai 2 anni in su, dai 2 a 4, 5 anni, e
proprio per riuscire a gestire la parte di bizze e capricci, ma vale a maggior ragione, chiaramente venendo da lontano non si può improvvisare tutta insieme nell'adolescenza, vale a maggior ragione quando poi le richieste diventano di livello ancora più elevato, appunto nella fase preadolescenziale-adolescenziale. Se i genitori riescono a presentare con stili diversi, perché siamo persone diverse, non solo per genere, ma anche per esperienze di studio, vissute nella propria famiglia, educative, relazionali, eccetera, riuscire con il proprio stile, ma a presentare un fronte compatto, si riesce in maniera più funzionale ad accompagnare il percorso di crescita anche in quei no che poi sono indispensabili a tutte le età, compresa l'adolescenza. Guarda, c'è una domanda che secondo me ti permette di specificare ancora di più quello che stai dicendo, perché Emilia ci chiede se è meglio che i genitori svolgano ruoli educativi diversi e complementari o che raggiungano tra loro un'intesa omogenea. Beh, io propenderei per la seconda, pur con le proprie diversità e differenze di stile. Mi spiego meglio. Un tempo si diceva carabiniere buono e carabiniere cattivo, no? Quello che dice ti viene incontro e l'altro che è più rigido. Purtroppo questo non funziona a nessuna età perché i figli sono molto svegli, si infilano nel mezzo e fanno come gli pare. Cioè, dividete impera funziona molto bene, no? Cioè, se riesco a inserirmi in quella fessura educativa che si presenta nell'approccio del padre, nell'approccio della madre, poi che succede? Faccio litigare loro e faccio come pare. Quindi la cosa migliore sarebbe trovare un fronte compatto, che può essere anche fonte di discussione, ovviamente, nella coppia genitoriale, preferibilmente non di fronte ai figli a qualunque età. Per esempio, una cosa che io suggerisco spesso in situazioni in cui c'è una differenza significativa è di rispondere ai figli quando fanno delle richieste un pochino più importanti, se lo fanno a uno dei due, di solito lo fanno a quello che si immaginano che gli dica di sì, conoscendoli bene, di rispondere. Che so, se lo chiede alla madre, chiedo a babbo, poi ti diciamo, se lo chiede al papà, chiedo a mamma, poi ti diciamo, no? Proprio per avere quel tempo di confrontarsi e anche se diciamo, la soluzione finale è frutto di una discussione tra due genitori in separata sede, puoi presentarsi con un fronte compatto che è il ti diciamo, che lo può dire anche solo uno dei due genitori, ovviamente, quello che è stato interpellato dal figlio, ma con la sicurezza che poi nel momento in cui intercettando anche l'altro genitore, chiedendolo anche all'altro genitore, la linea sarà la stessa. Certo. Quindi l'avere un fronte omogeneo, direi più che omogeneo compatto, perché renderlo omogeneo non è così semplice, ma compatto sì, che può avere dei distinguo, ma che poi di fondo la linea sia molto, molto, molto vicina, comune. Grazie. Sì, comune. Sì, come dicevi. Grazie mille. Invece, Emilia, scusami, Enrica ci chiede. Le prime responsabilità, a che età si possono delegare? Beh, a tutte le età, chiaramente compatibilmente con le competenze del bambino. Mi spiego meglio. A un bambino visto che facciamo l'esempio della fase negativi da 2 a 5 anni, gli possiamo chiedere tranquillamente di aiutarci, per esempio, a portare, che ne so, la spesa, porta i suoi biscotti. Porta i suoi biscotti e contribuisce nell'aiutare papà e mamma nel mettere a posto la spesa o portarla che ne so, dalla macchina, la sua scatolina di biscotti dentro casa. Quindi, se ci mettiamo d'accordo su cosa intendiamo per responsabilità, allora si può fare sostanzialmente a tutte le età. Chiaramente diventano poi responsabilità crescenti. Qual è un aspetto su cui però bisogna avere un'accortezza particolare? Che la responsabilità non significa decidere autonomamente cosa è giusto per te, per il figlio. Perché chiaramente se io faccio scegliere a un bambino di 3 anni se è opportuno o meno che mangi il gelato alle 7:30 quando poi si cena alle 8, lui se lo mangia, ovviamente, no? Oppure se vuole andare fuori con la magliettina di
Che ne so, scegliete un personaggio preferito, l'uomo ragno, che ha maniche corte d'inverno. Se lo vede, vede l'uomo ragno e gli piace l'uomo ragno, se la metterebbe anche d'inverno per uscire. Ma è chiaro che si basa su un elemento diverso che non è l'opportunità di utilizzare un indumento adeguato per la stagione. Quindi non si può delegare completamente una responsabilità sulla quale il bambino non ha queste competenze. Quindi bisogna essere molto attenti come genitori nel dare gradatamente sempre più autonomia e responsabilità al bambino, via via che cresce, al fanciullo, al preadolescente, adolescente, eccetera, avendo questa idea in testa di accompagnarlo nel percorso di crescita e concedergli di prendere le sue decisioni via via che ne sarà sempre più capace. Per questo bisogna essere diversi come genitori alle diverse età, perché non si possono proporre le stesse cose che si propongono a un bambino di 6 anni a un preadolescente, a un adolescente in crescita. Certo, prima parlavi anche delle di differenze comunicative, no? All'interno comunque delle diverse fasce appunto di età. Su questo che cosa ci puoi dire? Cioè, se ci sono magari degli elementi che possiamo tenere in considerazione da utilizzare con il bambino, con preadolescente, adolescente. Beh, allora, per fare un esempio proprio semplice, spero, e spero chiaro, prima abbiamo accennato alla fase in cui il preadolescente e adolescente inizia ad avere un livello logico analogo a quello dell'adulto, senza l'esperienza dell'adulto, ma con la capacità di analizzare le situazioni con il doppio se allora, no? Quindi riuscire proprio a valutare più elementi per fare un ragionamento compiuto. È chiaro che da quel momento in poi l'approccio del genitore deve essere diverso, perché va tenuto sempre più in considerazione il punto di vista del preadolescente-adolescente, proponendo il proprio punto di vista non come il punto di vista, ma come un punto di vista, nel senso che si può cominciare a ragionare con l'adolescente, anzi, si dovrebbe cominciare a ragionare con l'adolescente dicendo: capisco il tuo punto di vista, magari potremo vedere la cosa anche da altri punti di vista. E uno, il genitore, propone il proprio e ne propone magari anche un'altra alternativa. Questo a cosa serve? Serve al ragazzino a non sentirsi squalificato, cioè non è che mi sono sbagliato, è che non ho visto tutti gli elementi della situazione. E questo è molto più accettabile, il non aver visto tutti gli elementi, piuttosto che pensare che il genitore consideri il nostro ragionamento completamente sbagliato. Allora è più facile che ti segua, allora è più facile che prenda in considerazione delle opzioni alternative, che sono delle opzioni e non sono una squalifica completa del proprio punto di vista. Chiaramente la stessa cosa non si può fare a 6 anni, no? Guarda, sui 6 anni, Sara ci chiede, perdonami, come si possono gestire gli sfoghi emotivi dei bambini? Per esempio, 6 anni, magari c'è qualcosa in termini comunicativi che ci puoi aggiungere anche con questa domanda. Beh, se per sfoghi emotivi intende dei capricci, allora lì ci sono tutta una serie di modalità, delle tecniche che si possono utilizzare per gestire il capriccio del bambino, che vertono a far sì che rifletta su quello che è il suo comportamento, ma non attraverso un ragionamento che sul momento specifico in cui manifesta la reazione emotiva non prenderebbe neppure in considerazione, anzi, altererebbe e aumenterebbe ancora di più la reazione emotiva, ma che gli permetta di ragionarci a livello emotivo stesso. Cioè, bisogna fare in modo che il bambino si renda conto dell'eccesso del proprio comportamento e, diciamo, arrivi a voler trovare una soluzione diversa, più collaborativa con il genitore per affrontare quella specifica circostanza. Mi rendo conto di aver dato una risposta piuttosto generica, ma
diciamo, le casistiche sono diverse. E quindi bisognerebbe vedere nella situazione specifica che qual è l'atteggiamento del bambino, perché potrebbe essere rabbia, manifestazione di rabbia, oppure potrebbe essere un altro tipo di manifestazione. E bisogna vedere anche quella che è la risposta dell'adulto. Generalmente che cosa fa l'adulto in quella circostanza. Allora, analizzando questi due aspetti, si può selezionare la strategia più adeguata per approcciare al bambino e ad aiutarlo a acquisire una modalità diversa nel gestire la reazione emotiva di quel momento. Considerate che, siccome parlavamo dei 6 anni, è proprio l'età in cui inizia la mentalizzazione degli effetti del proprio comportamento. Che significa che il bambino comincia a riflettere su quelle che sono le conseguenze del suo comportamento. Inizia, perché considerate che ci sono anche adulti che hanno un discontrollo degli impulsi. Quindi è un processo che inizia e ha una sua evoluzione. Quindi proprio da quell'età lì a cui faceva riferimento la nostra amica, si può favorire l'acquisizione di questa modalità diversa di approcciare alla situazione che gli crea difficoltà, acquisendo degli strumenti che permettono di gestire e non subire quell'impatto emotivo che gli arriva il più delle volte improvvisamente. Grazie, grazie mille Massimo. Prego. Sara ci dice pianti inconsolabili, però come dicevi tu, no? Bisognerebbe vedere poi quali sono che cosa fanno i genitori e ricordiamo qua, diciamo in queste dirette noi diamo delle risposte un pochino più generali, no? Ma non sono delle vere e proprie consulenze, quindi per andare proprio sul caso specifico, sapete che abbiamo tanti, tanti colleghi che proprio possono invece dare una risposta precisa alla domanda precisa alla situazione e quindi al caso specifico. Sull'età 06 consiglio appunto il libro che citavo all'inizio, Cambiare per crescerli, perché sono tutta una serie di tecniche, anche per esempio per i pianti inconsolabili, che rientrano nella fattispecie dei capricci. Grazie mille. Io Prego. direi, guarda, una diretta anche questa ricchissima, proprio prima delle festività. Abbiamo tempo secondo te per un'ultima, ultimissima domanda? È Natale, certamente. Allora, Elvira ci chiede che comportamento può avere con un preadolescente davanti a un castigo dato dal padre per un vuoto, per qualsiasi altro atteggiamento considerato sbagliato. Magari possiamo renderlo un pochino più generale, perché anche qui, no, ricordiamoci, cioè, bisognerebbe veramente indagare, capire bene la situazione. Però magari se vuoi aprire una parentesi sulla parte Certo. di voti di prestazione, vedi tu, insomma, com'è. Certo, allora, prima accennavamo al fatto che è importante avere un atteggiamento, diciamo, il più possibile univoco. Quindi è chiaro che può succedere che uno dei due genitori prenda un'iniziativa, dando una punizione, che l'altro genitore non condivide, o perlomeno non condivide in quella circostanza, non tanto come tipologia di punizione in sé, ma diciamo, sembra poco misurata rispetto all'evento accaduto. In quel caso, la cosa migliore da fare è non contraddire il genitore, sicuramente di fronte al figlio, e in separata sede confrontarsi tra genitori sull'opportunità o meno di quella punizione che è stata data. Perché? Perché non è detto che non si possa ritornare sopra ad una punizione data, ma non lo può fare l'altro genitore. Cioè, se io do una punizione a mio figlio, magari posso sbagliare perché, che ne so, dipende dal fatto che giornata ho avuto, cioè la stessa cosa può sfuggire di mano sia al padre che alla madre, anche in base al proprio di umore, no? Quindi è chiaro che talvolta si può eccedere, sbagliare, diciamo, prendere una direzione poco opportuna. Anche senza esagerazioni particolari, però diciamo non commisurata rispetto a quella che è la circostanza del momento. Allora, se poi in separata sede si conviene entrambi che è stato esagerato il comportamento, quello stesso genitore può emendare quella che è stata la propria punizione. Allora, per una settimana, per un mese non guardi la televisione,
oppure vai di là finché non ti chiamo, oppure no, ci possono essere vari tipi di punizioni. Lo stesso genitore può rivedere quella che è stata la punizione che ha dato e argomentarlo con il figlio. Come dire, nel merito sono concorde ancora con quello che è stato il mio atteggiamento, nel senso hai fatto una cosa che non dovevi fare. Però probabilmente, anzi sicuramente, ho ecceduto nel darti questa punizione per vari motivi. E questo il figlio lo riconosce, non si perde di credibilità da genitore nei confronti del figlio, tutt'altro, gli si insegna che se si fa un errore, un'esagerazione, si può anche rivederla la propria posizione, quindi non è detto fatto, nel senso immutabile. Pertanto si dà un messaggio educativo doppio. Cosa diversa sarebbe se fosse l'altro genitore a dire: non ti preoccupare, ci parlo io, si risolve, no? Perché così si squalifica l'altro genitore, quello Certo. che ha dato la punizione. Se invece poi confrontandosi ci si rende conto che effettivamente si poteva gestire in maniera diversa o con una punizione diversa, minore, eccetera, questo atteggiamento è un atteggiamento estremamente costruttivo su tutti e due i livelli, cioè è educativo da due punti di vista. Grazie Massimo. Ti guarda, Prego. arrivano tanti complimenti, grazie mille, grazie, bravissimo. Quindi arrivano tanti complimenti per te. Facciamo l'ultimo. Ringraziamoli tutti. Ma, sì, non li ringraziamo tutti. Guarda, l'ultimissimissima domanda, visto che è Natale, dicevi da parte di Noemi. Di fronte a un disturbo positivo provocatorio, tu sei d'accordo con la strategia di assecondare sempre ed evitare di porre limiti? No, no, assolutamente. Anzi, proprio laddove c'è una difficoltà nell'accettazione delle regole, l'oppositività sta nel chiedi di fare una cosa e fa l'opposto, e si oppone a quella cosa. La provocatorietà sta nello stuzzicare il limite da parte del figlio, del genitore, che ne so, l'esempio più classico. Il cellulare è una cosa delicata. Non lo prendere può cadere, lo prende e te lo dondola di fronte, che so, facendo proprio così per farti trasalire e quindi vedere quella che è la tua reazione provocandoti. Allora, proprio con bambini o ragazzini oppositivo provocatori, le regole sono ancora più importanti. È chiaro che le regole devono essere poche, ben definite e sostenute. Ora, la regola non vuol dire che è una cosa che viene dall'alto, ed è immutabile nei secoli. La regola si può anche, diciamo, adattare, aggiustare, trovare un compromesso, ma un compromesso che si basa su una nuova regola e non un'assenza di regole per far sì che non ci siano oppositività, perché poi le oppositività e le provocatorietà le ricercheranno a livello più elevato. Un po' l'esempio che facevamo prima dell'adolescente, anche se in quel caso non è un adolescente, no? Andrà sempre oltre, oltre, oltre. Allora è importante invece mettere poche regole, ma quelle poche regole riuscire a mantenerle e nel momento di scontro che potrebbe essere simmetrico, eventualmente trovare anche una soluzione di compromesso, ma che non faccia naufragare la regola, ma che ponga una regola su un livello diverso. Grazie mille, grazie Massimo. Prego. Guarda, ti dico grazie mille, complimenti, molto chiaro, bravissimo. Quindi tanti grazie per te, grazie infinite. Rispondo a una domanda sulla registrazione da rivedere, per favore. Sì, ci sono le registrazioni di tutte le serate di esperienze strategiche, le potete trovare sulla pagina Facebook del Centro di Terapia Strategica e anche su YouTube trovate comunque tutte le interviste ai nostri esperti. Massimo, guarda. Che dire, io ringrazio veramente tantissimo te per questo tema che ci hai portato, per la ricchezza della serata, davvero ci hai tenuti tutti quanti sugli schermi ad ascoltarti. Insomma, sappiamo che è la settimana prima di Natale, quindi magari ci sono tante persone che devono ancora fare tutto e quindi tutti i preparativi, tutti, siamo già tutti in fermento, no? Prima delle feste. Invece ti ringrazio davvero per la ricchezza e ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito e che sono rimaste fino alla fine.
Ti lascio la ringrazio te. Io ringrazio te, ringrazio loro perché grazie alle domande siamo riusciti magari ad andare più nello specifico di quello che poteva interessare. Visto il periodo, io auguro un sereno Natale a tutti e un meraviglioso 2024. Guardami, assolutamente mi aggiungo a quello che stai dicendo e mi accodo facendo i miei auguri di buone feste a tutti quanti. E ringraziamo ovviamente, lo facciamo sempre, ma lo rifacciamo anche oggi, il Centro di Terapia Strategica, il professor Giorgio Nardone, per questo spazio e per queste serate che insomma permettono a tutti proprio di entrare ancora di più all'interno del nostro modello. Il nostro regalo di Natale è un'anticipazione del palinsesto di gennaio che uscirà a breve, quindi a gennaio ci vedremo con due appuntamenti, il 15 e il 29. Il 15 saremo insieme a Lara 27 e parleremo di dipendenza affettiva, del confine sottile tra desiderio e bisogno, mentre il 29 gennaio saremo con Roberta Milanese e padre Guido Alberto Bormolini per parlare di perdono, perdonare se stessi e gli altri, quindi parleremo proprio di strategie per fare pace con il passato. Io vi ringrazio, ringrazio tutti e auguriamo a tutti, come ci siamo detti, buone feste. Grazie. Grazie a tutti.